tulli gol. Buongiorno e bentrovati amici e amiche di Maledire Eccellenzia. Oggi sono tornato nei posti della mia vita, veri, nella mia infanzia. Sono a casa mia, sotto casa mia, i distinti dello stadio, come ben vedete, a Retu Stadio praticamente. Qui è uno dei posti più maggiori ricordi della mia vita. Questo è il campo che, ecco, il calcio moderno ha prodotto un campo in erba. Questo è il famoso campo in terra Retu Stadio, dove chiunque, la Catanzaro Ultras in particolare, ma chiunque ha calcato questo campo. Ricordi indelebili, poi la curva S, settore ospiti, distinti. Gianpacchi, Passanovi, l'ex capitale, Comista. Andiamo avanti, Gianpacchi. E niente, quindi che dire, ci sono un po' di cose da dire, spero di essere breve, vedrò di essere breve. Allora, ieri ho cacciato gli occhiali perché ieri li era proprio un po' di cellulocci, visto che da quando abbiamo cambiato la guida tecnica è ritornato il nostro condottiero, speriamo, Gaetano Teri, insomma la squadra ha ricominciato a marciare, non ci voleva una scienza, insomma. Due vittorie, ieri vittoria proprio eclatante, 4-0 contro un avversario non scarso assolutamente come, come la Viterbese. Gran partita, l'inizio del video è stato dedicato al, vedete, sentite il sottofondo, al questo nuovo acquisto Tulli, che sta rivelando veramente un elemento, l'arma in più forse, speriamo bene, per adesso promette molto bene. Tulli gol. Il resto della squadra ha risposto bene, niente, adesso ci possiamo finalmente guardare a Rieti con un certo ottimismo, andare a cercare di fare il risultato anche là, quindi cominciare a macinare punti su punti, e quello che verrà verrà. Per il resto, che dire, la squadra gira bene, finalmente abbiamo visto qualche combinazione, anche contenuto stranamente mister Auteri rispetto alle altre volte, e la gara, nel senso che non è andata all'arrembaggio e sono arrivati questi gol. Soprattutto abbiamo riscoperto che in una squadra di calcio segnano anche gli attaccanti, insomma, tre gol più un altro attaccante, un difensore che si faccia rientro, che potrebbe fare benissimo il centravanti, secondo me, per la forza che ha. Detto questo, quindi non mi aspetto niente, non mi aspetto nulla di vincere una stagione compromessa, ma sono convinto che di questo passo, e amalgamando bene la squadra, qualcuno ancora deve rientrare in forma, forza Canutè. Ieri sono contento della rete di Bianchimano, perché potrebbe tornarci utile, comunque sono sicuro che ci può tornare utile con la sua stazza fisica, e aspettiamo Di Piazza perché sono convinto che si sbloccherà anche lui, che questo attacco ci potrà dare grossissime soddisfazioni, quindi cerchiamo di organizzare un pullman per Teramo, ragazzi, io mi auguro che si possa fare un pullman, cercate di mettere da parte macchine e quant'altro, perché la trasferta è lunga e dobbiamo cominciare a riamalgamarci anche noi come in campo. Detto questo, insomma, sarà una trasferta impegnativa, sabato prossimo alle 3 e accorriamo numerosi. Per il resto la rubrica si occupa anche di quello che accade generalmente che nella mia amata Eccellenzia, alias Catanzaro, come volete chiamarla. Niente, ieri abbiamo assistito all'ennesima telenovela sulla situazione del consiglio comunale, di un consiglio comunale, diciamo, praticamente inesistente a Catanzaro, che però non vuole mollare la presa. Che dire, quello che ieri sera abbiamo assistito a un'altra pagliacciata, io la definisco così, nonostante che sia da apprezzare le parole dette da un ex consigliere che si è dimesso, ma io credo che per passare da l'avrei fatto prima invece di insistere per tanto tempo in questa pantomima comunale. Siamo sulla bocca di tutti, però a questo punto dico, ma si sta annoiendo tutti e vanno pure i giornalisti, perché non potevamo dire pure noi,
c'è punto interrogativo, da su Dinari, venivo pure noi. E niente, va bene, detto questo, speriamo insomma che, io mi auguro che veramente con tutto quello che si dica di, si possa dire di Giletti che non molli la situazione, perché deve essere messo, deve essere sotto gli occhi di tutti ciò, lo schifo che sta avvenendo. Detto questo, ritorno al calcio, quello che mi preme di più è che spero insomma in questo pullman per Rieti, ragazzi, adesso bisogna pedalare seriamente, perché la società comunque gli sforzi li ha fatti, è da apprezzare da questo punto di vista. Adesso lo dico io che sono stato, non sono mai stato un grosso sostenitore, e niente, quindi cerchiamo di fare un pullman per Rieti e cerchiamo di come dire, di stare sempre vicino senza mollare mai questi ragazzi. Banda Auteri carica, un saluto dai distinti, da casa mia e da mai dire Cerenzia.